Buonasera a tutti, io sono Alessio e vi presenterò Parcheggio, un modo divertente ed innovativo di trovare parcheggio, appunto. Sicuramente sarà capitato a tutti voi di rimanere bloccati per secoli e secoli in attesa di trovare parcheggio, quando sicuramente avrete anche voluto spendere quel tempo in attività molto più piacevoli. Ecco, immaginate di avere a disposizione uno strumento in grado di abbattere notevolmente i tempi di ricerca di parcheggio. Una recente ricerca di IBM, la Parking Index Research, ha mostrato che il 30% dei casi nel 30% dei casi il traffico è causato dalla ricerca di parcheggio. Il 50% dei soggetti intervistati ha dichiarato di interrompere la ricerca a causa della frustrazione acquisita nel mentre, e poi è emerso che il tempo medio di ricerca di parcheggio ammonta a 35 minuti. Si tratta quindi di un problema molto importante e molto sfaccettato. Come risolverlo? La nostra idea è quella di un'applicazione mobile che suggerisce dove trovare parcheggio sulla base di indicazioni su chi sta abbandonando parcheggi in una determinata area in un determinato tempo e statistiche basate sull'utilizzo del sistema. Perché però un utente dovrebbe essere incentivato a dare informazioni sul proprio arrivo e sulla propria partenza in fase di parcheggio? Anzitutto questo fa parte di un'ottica di gamification, per cui facendo queste segnalazioni l'utente acquisisce punti karma in grado di fornire priorità per ricevere segnalazioni di parcheggio, ma anche per fruire al meglio di offerte, deals, di esercenti locali. In secondo luogo, l'utilizzo dell'applicazione attraverso le segnalazioni permette di ritrovare facilmente la propria auto nel momento di ritorno e ad esempio di settare un timer che può essere molto utile in caso di parcheggi a pagamento o a tempo. Vediamo ora una dimostrazione dell'esperienza utente di parcheggio attraverso un tipico caso d'uso. Immaginate di essere là fuori e state cercando parcheggio. Aprite l'applicazione e la prima schermata che vi appare è questa. Come vedete la vista è dominata dalla mappa. Il puntino rosso indica la vostra posizione al centro e alcune delle strade sono state colorate con colori diversi a seconda della probabilità di trovare parcheggio in quei luoghi. Al di sotto è presente uno slider che permette di segnalare in maniera istantanea il proprio arrivo o partenza in caso di parcheggio. Supponiamo che poi ad un certo punto arriva una segnalazione di parcheggio disponibile in seguito all'abbandono di un altro utente. Tenendo premuto il dito per un secondo sull'indicatore verde, automaticamente venite instradati verso quel parcheggio. Una volta arrivati al parcheggio, vi verrà chiesto di confermare lo stato di disponibilità del parcheggio. Supponendo che il parcheggio sia effettivamente libero, automaticamente il sistema memorizza la vostra posizione, così che possiate ritrovarla facilmente in un secondo momento, e in più acquisite i karma points. Come potete vedere, siete ad un passo da fare il checkout, sempre a uno slide di distanza. Però, contemporaneamente, all'utente che ha lasciato il parcheggio viene notificato al vostro arrivo con un messaggio carino e guadagna subito molti più karma points. Questa è una dimostrazione dell'incentivo. E questo è pressoché tutto sul caso d'uso. Adesso vorrei lasciare la parola al mio collega che vi parlerà un pochettino più nel dettaglio del modello di business. Sì, allora, abbiamo pensato che per far cassa si può sostanzialmente chiedere una commissione ai vari esercenti locali
offrendogli la possibilità di pubblicare dei deal che sono davvero molto focalizzati su quelli che sono gli utenti in un certo giorno della settimana ad una certa ora. E quindi in questo modo potrebbero davvero ottimizzare le loro offerte o anche ad esempio le loro rimanenze di magazzino. E in secondo luogo anche abbiamo pensato che potrebbe essere interessante per i vari parcheggi privati, soprattutto in una fase iniziale, sponsorizzare le posizioni rimaste libere e visualizzarle sulla nostra mappa. Sì, questa era la roadmap in cui che vorremmo effettuare da qui a un anno. E poi niente, questo è il nostro team. Siamo Luca, Alessio, Silvio, Gianfranco e Paolo. Grazie mille per l'ascolto.